Da parte della regia che ci avverte che è pronto il primo collegamento di oggi, un servizio sociale per tutti i telespettatori di Avanzi. Ecco, siamo, c'è bisogno, lei fa così, siamo in zona tasse, noi le vogliamo pagare, però non siamo disposti a pagare quelle degli altri. Quindi, per orientarci in questa giungla fiscale, noi ci collegheremo ogni settimana con una luminare in questo campo, impiegata da più di 20 anni all'ufficio imposte dirette, la signorina Vaccaroni. Mi sente, signorina? Lo sportello è aperto tutti i giorni pari, dalle 8 alle 8, e tutti i giorni dispari, dalle 8 alle 8. Sì, certo, dalle 8 alle 20 è l'orario che. No, no, io non ho detto dalle 8 alle 20, io ho detto dalle 8 alle 8. Ma che orario è, scusi? Cogli l'attimo! Vabbè, allora, velocemente, non perdiamo. Servizio sociale, non perdiamo tempo. Siamo No, non alla perdiamo vigilia. tempo. Non perdiamo tempo, No. perché qui siamo alla vigilia del famoso anticipo, giusto? La festa è finita. Barate in casa, siamo al baratro. Signorina Sì. Serena, mi chieda, ma signorina, com'è? Com'è questa crisi economica? Ma signorina, com'è questa crisi economica? Vabbè, Definitiva. però adesso non ci terrorizzi che già noi non ci dormiamo la notte. Per esempio, cos'è questa restituzione del fiscal drag? Per me è un incubo, capito? Che cos'è? Cos'è? Scusate, però se non sapete le lingue lo dice la parola stessa, fiscal drug. Droga! Droga fiscale! Lo Stato, poveraccio, è come un tossicodipendente, c'ha un bisogno continuo, incessante di tasse. Se tu non gliele dai ste tasse, sta dose allo Stato, lo Stato che fa? O va in crisi o ruba. Perché? Lo dico io, lo dice la circolare. No, ho capito. Comunque, scusate, a Sì. voi che cosa ve ne importa? Come? Scaricate! Dovete imparare a scaricare! Per esempio, lei, signorina, che dicitura c'ha? Ballerina? No, che ballerina. Collaboratore Rai, credo come Ah, dicitura. ottime notizie per il Ah. collaboratore Rai! Questa settimana scarica un sacco di bella robetta, c'è un'offerta speciale! Per esempio, lei ce l'ha un bel deltaplano! Io il deltaplano non lo Non le uso. ho chiesto se lo usa! Le ho chiesto, ha fatturato un bel deltaplano? No, io comunque non l'ho fatturato, Peccato, molto male, perché lei il deltaplano come collaboratore Rai questa settimana lo scaricava intero. La festa è finita, baratevi in casa, siamo al baratro. La lira va tonificata. Mi faccia una domanda qualunque, mi chieda, signorina, ma com'è? Com'è il cambio oggi? Sfavorevole. signorina, com'è il cambio oggi? Ci batte pure la dracma. Dopo di noi c'è solo il rublo. Dopo di noi solo il rublo, ma almeno anche le monete del terzo mondo, spero. Ci batte pure la pizza di fango del Camerun. No, un momento, la pizza di fango Ah, c'è del sta il Camerun, marco. cos'è? La moneta Il nazionale camerunese, c'è sta il marco. C'è sta il camerunense. dollaro e c'è sta la pizza di fango, La poveracci. pizza di fango, scusi, Pizza di ho capito, fango. ma quante lire ci vogliono per comprare questa pizza di fango? 2 milioni? No. 2 milioni 2 per milioni? comprare una pizza di fango? Una pizza di fango, 2 milioni! E chi ci va in Camerun? Noi? No! Au! Ridendo e scherzando, se sono fatte le 8, c'è il tempo di farmi un'ultima domanda per tirarci su. Mi chieda, signorina, signorina, ma com'è questo baratro? Signorina, com'è questo baratro? Definitivo! Ma, no, che è andata via! Dobbiamo chiedere ancora Isa, Pisi, Chimi, Chilo, Rita.